Amici sportivi di Prima TV e Telenostra, buon pomeriggio, ben ritrovati dal campo sportivo degli Angeli di Palena in diretta. Buon pomeriggio da Pellegrino Marciano in diretta per la prima amichevole stagionale dell'Avellino di mister Massimo Rastelli, che avete visto probabilmente pochi secondi fa venire a salutare qui la tribunetta, dove c'è una cospicua presenza di tifosi biancoverdi nonché anche di curiosi appassionati di sport. C'è il tifo biancoverde, ci sono anche le torce che vanno a salutare la squadra di Rastelli. È tutto pronto, andiamo a leggervi anche le formazioni. Vi ricordo che siamo in diretta sul canale YouTube di Prima TV, siamo in diretta sul canale 17 del Digitale Terrestre, sul canale 119 del Digitale Terrestre, ovvero Telenostra. Per l'Avellino 4-3-1-2, Ghidotti tra i pali, Cancellotti a destra, Tito a sinistra, nel mezzo Benedetti e Mulè, a centrocampo Palmiero, in cabina di regia Dall'Oglio e D'Angelo, le mezzali Barella trequartista, davanti con Marconi c'è Lorenzo Sgarbi, dall'altra parte Piccone tra i pali, Dirito, Laudadio, Celio, Dorazio, Verna, Como, Peralta, Scacci, Colabattista e Di Falco. Da segnalare due cose: la prima è che il battesimo di Giorgio Perinetti qui a Palena è arrivato pochi minuti fa, avete visto magari anche sulla nostra pagina Facebook di Prima TV, abbiamo documentato l'arrivo del direttore generale dell'Avellino in compagnia di Luigi Condò e di Pierfrancesco Strano. Il secondo, che potrebbe essere un indizio, magari non ufficiale, ma è sicuramente un indizio importante, ne abbiamo parlato ieri sera a Notte Ritiro proprio con lui il protagonista, parliamo di Fabio Tito, che è oggi il capitano dell'Avellino e con la squadra composta dai vari Dall'Oglio, D'Angelo, Benedetti, insomma un po' tutti i senatori, la fascia di capitano va sul braccio di Tito e questo potrebbe essere un segnale molto indicativo. D'Antonio, Di Ippolito, Moschella, Crisi, Celio, Verratti e Di Camillo. Intanto è iniziata la partita, buona partita a tutti ovviamente, cercheremo di scoprire le prime mosse dell'Avellino di mister Massimo Rastelli. Il possesso è proprio per i suoi difensori, lancio morbido verso Marconi, ottimo l'anticipo di Dorazio in spaccata, ma non è finita perché c'è Sgarbi. Marconi 1-2 che funziona ancora, Sgarbi, Lorenzo Sgarbi, il battesimo dell'Avellino, 1-0 con l'attaccante classe 2001. E cambia il parziale al campo sportivo degli Angeli di Palena all'ottavo minuto con il gol di Lorenzo Sgarbi, con un altro dialogo con il suo compagno di reparto Marconi, e chissà se questo non sarà un canovaccio che vedremo spesso, ovvero il dialogo nello stretto tra le due punte. Con Varela che va ad infastidire il numero 7 biancazzurro, intanto palla per Dall'Oglio, tutto regolare, Dall'Oglio, Jacopo Dall'Oglio, 2-0 per l'Avellino al minuto 11 con il numero 23 dei Lupi, lascia D'Angelo che allarga benissimo da Cancellotti, colpetto alla domestica e poi la mette giù col destro, Cancellotti 1-1 con Laudadio, il cross nel mezzo secondo palo, ci arriva ancora D'Angelo, grande parata di Piccone, ma non è finita perché Sgarbi la piazza per il 3-0 dell'Avellino. Lorenzo Sgarbi, minuto 12, tris dei Lupi, doppietta per Sgarbi. Però che fastidio da D'Angelo sul secondo palo ad ogni cross, guardate bene questa manovra perché la rivedremo molte volte da una parte e dall'altra, con D'Angelo e Dall'Oglio che hanno licenza di uccidere praticamente sul secondo palo nell'area avversaria, e se non fanno gol creano però comunque pericoli. 3-0 per i Lupi. Sgarbi, Dall'Oglio, Sgarbi. In soli 13 minuti, tanto c'è un fallo su Marconi. E Varela prova in palleggio, la palla passa, Marconi. C'è Cancellotti che arriva come un treno, servito, preciso, Cancellotti morbido nel mezzo dove c'è Varela col destro, non è il suo piede ma ci prova con un golasso. Ignacio Varela con il destro, ma ha fatto capire perché lo voleva il Peñarol per giocare la Libertadores. In quanto a tecnica non è sicuramente secondo a nessuno, almeno in Serie C. Al 20esimo il poker dell'Avellino con Ignacio Varela in palleggio con la coscia destra e col destro al volo. Bellissimo il gesto tecnico
dell'Uruguay, ex cittadella. La mette giù, male Tito, recupera palla però il numero 11 di Falco, la rirecupera l'Avellino con Marconi! Mamma mia, la sassata di Michele Marconi al minuto 23, ha tolto una ragnatela dall'incrocio dei pali. È cresciuta la rabbia di Marconi in questi 20 minuti, l'ha scaricata tutta con questo destro che vuole dire 5-0 per l'Avellino, pokerissimo dei lupi. E stiamo vedendo anche dei gol molto molto belli, non semplici da realizzare per quello che può essere la forza dell'avversario, ma stiamo vedendo dei gesti tecnici anche importanti. Prova a giro Murato. D'Angelo dall'olio carica il destro, c'è una deviazione di Marconi per il 6-0 dell'Avellino, c'è sembrata la deviazione di Michele Marconi e quindi il gol glielo attribuiamo. 6-0 per l'Avellino al minuto 25 con la doppietta di Marconi. Raggiunge punteggio tennistico questa amichevole a Palena. Un test che questo come primo serve almeno ai calciatori dell'Avellino di conoscersi, di trovarsi, ecco, di approcciare ad un'intesa. Abituati sempre a vedere Fabio Tito col mancino, quest'anno c'è anche Lorenz Barrera. Palmiero, il cross nel mezzo, Benedetti a staccare, a prendere la traversa, non è finita perché poi Marconi col sinistro in tapin, la tripletta di Michele Marconi per il 7-0 dell'Avellino al minuto 27. E avevamo detto che non aveva trovato il gol, ne ha trovati tre in pochissimi minuti. Coni, stavolta si è abbassato lui. Cancellotti che corre in una maniera infinita. Marconi col destro piazzato per il poker di Michele Marconi. Minuto 29, 8-0 per l'Avellino. 4 le reti per Michele Marconi. 2 quelle di Sgarbi, adesso le vado un po' a ripetere così. 1 per Dall'Oglio, 1 per Barella. E siamo 8-0. Curiosità anche sulla durata dei tempi, perché si potrebbe optare anche per 40 minuti piuttosto che 45, ovvero alla mia sinistra, nei pressi dell'area di rigore, diciamo, del Palena. Vediamo se con un miracolo il nostro Andrea riesce a farci vedere Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano. Ripeto, l'esordio di Perinetti qui a Palena, primo giorno per lui. Quale migliore occasione di una amichevole, ma lo vedremo. Barella, il cross nel mezzo tagliato di testa, Mulè, eccolo qua, Erasmo Mulè, avevamo detto difensore goleador, e alla prima uscita con l'Avellino non perde tempo. In azione Ghidotti, non c'è più tempo per la prima frazione di gioco, si va al riposo sul 9-0 per l'Avellino e adesso ci sarà sicuramente una fortissima girandola di sostituzioni, sicuramente tra le fila dell'Avellino ma anche in quelle del Palena. Andiamo a ricapitolare un po' i marcatori: 4 reti per Michele Marconi, doppietta per Sgarbi, un gol per Jacopo Dall'Oglio, un gol per Lores Barella ed un gol per Erasmo Mulè. Tutto pronto per il secondo tempo, c'è il via dell'arbitro prof Pietro Laporta, buon secondo tempo a tutti. Matera per Patierno, controllo, palla sul destro, ci prova il piazzatissimo di Chicco Patierno. Sentite anche il coro Chicco Chicco che si alza dalla tribuna al minuto 8. L'Avellino realizza il gol del 10-0, proprio lui, Chicco Patierno. Cifra tonda per i lupi, 10-0.
Ricciardi, c'è il break dell'Avellino, Maisto dentro per Paterno, c'è Plescia dall'altra parte, Paterno l'ha visto, c'è anche D'Amico, Plescia! Vincenzo Plescia, 11-0 per l'Avellino. Al minuto 14. Paterno, bravo a vedere anche i compagni, D'Amico per la corsa di Falbo che la mette morbida nel mezzo, c'è Chicco, Paterno la traversa e poi incredibile non la mette dentro, più difficile sbagliare che fare gol, infatti se la ride Paterno e proverà a dar fastidio, intanto D'Amico, il cucchiaio per Plescia, col piattone destro il palo e poi la mette dentro per il 12-0 Vincenzo Plescia. Da sottolineare la scucchiaiata di D'Amico, che ha visto una traiettoria geniale per servire la punta palermitana. 12-0 al minuto 19. Averino aveva colpito un altro palo, soffiano il pallone, poi l'Avellino la riconquista però con facilità, Ricciardi dentro per Plescia, 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 Vincenzo Plescia per la tripletta personale e per il 13-0 dell'Avellino. Dalla bandierina proprio D'Amico, che curiosità si è invertito il numero con Maisto rispetto alla distinta ufficiale, intanto Fabio la mette nel mezzo di testa, ancora lui, Vincenzo Plescia al 40esimo per il 14-0 per il poker personale, eguaglia così Michele Marconi. '77 quest'anno, quindi chissà, attenzione Maisto, la rimette Plescia col petto e col destro. Pokerissimo di Vincenzo Plescia, 15-0 per l'Avellino. Messo fuori, finisce qui 1, 2 e 3, triplice fischio. L'Avellino nel primo test stagionale batte 15-0 la rappresentativa Amici di Palena con i gol, sono tantissimi, 4 di Michele Marconi, 2 di Sgarbi, 1 di Dall'Oglio, 1 di Varela, 1 di Moulet, tutti questi nel primo tempo, terminato 9-0, nella ripresa il gol di Paterno, si è scatenato poi Vincenzo Plescia con un pokerissimo 5 le reti messe a segno per l'attaccante palermitano, che ha dato sicuramente segnali importanti a Massimo Rastelli. Adesso il saluto della squadra qui sotto la nostra postazione in tribuna e poi ci fermiamo. Eccola qua la squadra, con questo applauso viene a salutare i tifosi presenti, ricordiamo circa 200 spettatori tra tifosi appassionati, amici e parenti.